Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Bene, qui ti parlo di una cosa molto molto interessante, del concetto classico dei quattro poli, delle quattro emozioni che ci sono classiche nell'uomo, che sono la paura, la tristezza, l'allegria e la rabbia. Queste sono le quattro emozioni su cui ti baso tutto quello che è il concetto della maestria emozionale, di tutto quello che è il concetto un po' di quello che è il mio stile, di tutto quello che è la capacità proprio tua come compositore di riuscire a creare nuove cose, nuove composizioni ogni giorno basandosi su quello che senti, sulle quattro tipi di emozioni che hai. Allora, quali sono le cose che hanno a livello proprio evolutivo? Perché ricordati, mente incosciente è a livello proprio rettiliano, proprio della mente paleolitica, dell'era paleolitica, e pensa sempre alla sopravvivenza, questo è il concetto. Quindi il primo punto è la paura. La paura proprio cosa fa? Ti fa sopravvivere. Se in cui c'era nell'antichità, appunto, quando c'era una tribù diversa, quando c'era un pericolo, ti fa sopravvivere, ti mette adrenalina, ti mette paura. La tristezza ti fa riconnettere con te stesso e trovare nuove energie. La rabbia ti fa dire no, questo è il mio territorio, lo devo difendere. E l'allegria ti dice ah, che bello, gioiamo con gli altri, facciamo festa. Quindi queste quattro tipi di emozioni, tutte e quattro sono fondamentali. Se tu usi solo l'allegria, come ti dice il mondo, la società, la cultura, la tua famiglia, e che anch'io credevo, pensi solo e usi solo una emozione, l'allegria, no, non va bene, perché praticamente sei incompleto, perché solo essere felice tutto il tempo e vai a connettere con tutto il resto, perché mi dice il buddismo devi fluire, e l'emozione non è mai una stabile. Io per anni credevo, ma no, bisogna sempre essere allegri, felici, no, non funziona così, le emozioni vanno e vengono. Questo è il concetto del primo video. Ciao, al prossimo video!